Ci siamo. Primo è la chitarra, tu sei pronto? Sì, devo soltanto accendere. Il teatro italiano dà l'addio a un grande protagonista del teatro e della vita accademica dell'Aquila. Parliamo di Ferdinando Taviani, che è morto a 78 anni, è morto a Roma, lontano da qui, ma l'Aquila, una città che l'ha ospitato come docente per tanti anni, vuole rendergli un omaggio doveroso. Tante persone che lo hanno avuto come docente, tante persone la cui carriera, la cui attività al teatro è iniziata, hanno voluto salutarlo in una maniera molto particolare, come stiamo per vedere. Nato alla Spezia nel 1942, dal 1986 al 2012, Taviani era stato professore ordinario dell'Ateneo Aquilano e aveva fondato e presieduto il corso di laurea in storia e pratiche delle arti, della musica e dello spettacolo, un corso di laurea magistrale in studi teatrali. È stato anche vincitore del premio Vincenzo Rivera ed è ricordato tra i fondatori dell'ISTA, International School of Theatre Anthropology, e della rivista Teatro e Storia. La sua storia, la sua presenza all'Aquila, il suo impegno, la sua impronta che ha lasciato in molti, viene raccontata con quello che stiamo per vedere. Poi abbiamo, ognuno può dire una cosa in un minuto, insomma, se vuole. Facciamo una rete con un minuto. Il piccolo corteo composto da ex studenti, teatranti, come abbiamo detto, oggi docenti, persone che quindi che lo hanno conosciuto negli anni, il piccolo corteo muove da, come chi è dell'Aquila può riconoscere facilmente, da Piazza Palazzo e si muove verso Palazzo Camponesi, che è un pochino il cuore di quella che è stata la facoltà di lettere e ora oggi di scienze umane, almeno fino al terremoto. Oggi Palazzo Camponeschi ospita altro, ma la memoria dell'aula del professore, della sala ricevimento e di quell'aula F praticamente rimane viva nel ricordo di tanti. La qualità della militanza nel campo del teatro italiano come critico e polemista è testimoniata dalla raccolta Contro il Malocchio, pubblicata all'Aquila nel 1997, edizioni Testus. Ma numerose sono le pubblicazioni per cui il professore è ricordato negli anni. Memorabile anche la sua partecipazione al film Dracula, la sua intervista, tra l'altro uno straccio dell'intervista fu scelto proprio poco prima dei titoli di coda, parlava della dittatura e dava una valutazione di ambiente di quello che era l'impatto di un tipo di approccio governativo. All'epoca si parlava del governo Berlusconi, che è stato il governo che ha accompagnato questa città a ridosso del sisma, prima e dopo.
Ognuno dei presenti nella piazza, chiaramente in misura molto molto ridotta e sempre mantenendo le distanze di sicurezza, si mette al centro e raccoglie un lumino e lo accende in segno di omaggio. Poi c'è il Fabrizio Pompei, autore, regista, attore, che ha un gomito in mano e da lì partirà una piccola performance da parte di tante persone che renderà un ulteriore omaggio al maestro. Donde sta la sepoltura? E mi cola, diglie il sol, e mi garganta, diglie la luna. E io che stava camminando con la terra con la cintura, vi do s'aquila de nieve e una mucciaccia desnuda. La una era la otra e la mucciaccia desnuda. Aquitas, desdiglie, donde sta la sepoltura? E mi cola, diglie il sol, e mi garganta, diglie la luna. Por las ramas de laura, vi do palomas oscuras. La una era la otra e las dos. Ninguno. E l'omaggio inizia con un lancio del gomitolo sulle parole, sui versi meravigliosi di Federico García Lorca. Chiunque li raccolga farà la sua performance. Solo che lui mi ha fatto diventare un pulcinello universitario, allora non potevo non mettermi questo, anche a costo che ci arrestano, visto che abbiamo tutte queste mascherine, lo devo far dire per forza a Pulcinella, con cui, ripeto, lui mi ha battezzato, quindi il destino è che devo recitare sempre, non volevo. Mi hai edificato, caro Nando, e non so dirtelo normalmente, non so scriverlo, lo sa il mio corpo, lo sanno questi versi che cercano di danzare con le lacrime. Ci si sente più soli, perché la casa che hai costruito, quella di un teatro di scene e di libro, è bruciata. Sor dello studioso,
Addirittura mi hai fatto insegnare all'università. Quel giorno nell'aula San Giucta, qui all'Aquila. Io che di università non ci capisco niente. E ti sei messo da parte, sorridente, come quando abbiamo inscenato il tuo funerale. Mentre tutti piangevano e tu ci guardavi cantando. Si è attori perché ci sono studiosi come te e non si ritorna indietro. Dovremmo venirti a trovare in quel teatro di carta che tu ci hai scritto poetante. Federico, vuoi dire qualcosa? Sì, vai, è il tuo turno. C'è Federico Fiorenza tra le persone che partecipano. Io non vedo molti capelli bianchi, non vedo molti capelli grigi, quindi voi avete conosciuto Nando molto dopo di me. Io l'ho conosciuto negli anni '80, siamo quasi coetanei con lui, siamo diventati quasi fratelli. E lui ha fatto anche una cosa molto bella per me. Quando io ho lasciato la presidenza dell'Istituto del Mediterraneo, dell'associazione, Nando l'ha presa e ha preso anche il TADUA, il Teatro Universitario, che nacque qui ed ha attraversato molto la storia di questa città, anche la storia del Teatro Stabile. Io lasciai il TADUA perché ero stato nominato direttore del Teatro Stabile e con Nando però io voglio ricordare una cosa molto simpatica e molto bella. Quando seduti a fianco su uno sgabello all'università ci fu una serata di grande scontro, perché lui mi rimproverava di essere stabile, di essere quello che ospitava il teatro noioso, il teatro che non gli piaceva, e allora io gli risposi: ma scusami, ospitato, sono credo l'unico direttore di un teatro pubblico che ha ospitato Talabot, che ha ospitato Eugenio, ha ridotto, quindi non mi puoi rimproverare anche queste cose, no? Però io la voglio ricordare in altro modo. Per me è doloroso perché in due giorni mi sono scomparsi due amici cari, e quindi scusatemi, ma Nando è stato fondamentale per tante cose. Nando, Mirella, Luciani, ossia è stato un periodo straordinario, Savarese, Nicola, ossia è stato un periodo straordinario, bello, pieno di passione, pieno di energia, pieno di cultura, no? Venivamo da Charletta, dall'avventura fatta con il convitato di Pierra, con Puskin, poi con tutti gli allestimenti a seguire del TADUA, che è stato un evento perché ha lasciato tante tracce in tanti giovani e anche in tante passioni, in tanto modo di affrontare una vita diversa. Io credo che i taduini, no, siamo stati un po' diversi e cerchiamo di mantenere un'etica della vita, un'etica nella cultura, un'etica e un rispetto delle cose. Quindi Nando, ciao. Scusate. È andato corto. Lo piglia tu. Piglialo tu. Prendilo. Ok, andiamo. Ah, ok. Ha lasciato il piatto. Thank you.
assoluto più caro, la OAF, e vedo che quella corrente si sta aprendo e chiudendo di continuo quella finestra. Quella è la finestra di Noemi, ma anche di Nando. E quindi ovviamente questa mistera Diego l'ho cantata tante volte per Noemi, questa volta purtroppo è fermata. Mistera Diego. Thank you.
una delle due, o vale o male. E prosegue ancora l'omaggio, naturalmente c'è stato un passaggio in cui Federico Fiorenza, uno delle persone più rappresentative del Teatro Stabile, ha fatto riferimento a due amici, ovviamente l'altro amico altrettanto, un nome molto importante anche per questa città, è Gigi Proietti. Professor, guarda che combinato. Non ce n'è uno passato per quella stanza che non sia rimasto, in un modo o nell'altro, attaccato al teatro, appiccicato, invischiato. Ci allontaniamo, ci perdiamo, ci avviciniamo, poi ancora ci allontaniamo. Eppure, fili di ragno ci tengono insieme e i nostri sguardi si riconoscono e desideri pure. Hai creato una comunità sospesa, avvolta in un cangiante immaginario, caleidoscopio di visioni. Dentro questa comunità ho fondato la mia dignità, la mia identità, ma mi sono sentita libera, fin dal momento in cui mi hai insegnato a leggere il manifesto del Terzo Teatro. Ma non come una ricetta, un modello o una forma, ma come una spinta a costruire il mio modo di fare teatro, di esprimere la mia necessità, il mio piccolo e personale mondo. Un teatro che non si sogna, ma si fa giorno dopo giorno, con minuzioso lavoro artigiano. Un teatro che non ha una casa fatta di mattoni, ma una casa sulla schiena, sempre in viaggio. Mi ha insegnato che il teatro non può essere snob, essere schizzignosi e affari da borghesi. Noi siamo poveracci, non ce lo possiamo permettere. Mi hai detto un giorno, noi camminiamo sottoterra come le talpe, come la cultura, quella con la C maiuscola, come la chiamavi tu. Poi professore mi ha insegnato a guardare al contrario, a camminare all'indietro. Che ti credi? Anche la storia, per essere compresa, si deve studiare dai fatti più vicini a quelli più lontani. Così, mi dicevi, e così faccio da quel giorno. E adesso, quando guardo il mio essere teatro nel mondo, mi accorgo che tutto riporta a quella stanza, ormai chiusa in ore lontane, densa di fumo, racconti e fame. Io a Nando voglio dire semplicemente grazie. Maya, grazie, grazie a Nando, e paradossalmente grazie perché è morto. Dato che è morto, adesso tutti noi qua presenti abbiamo una grossa responsabilità: rendere immortale Nando Taviani, e lo rendiamo immortale lavorando con dignità, con etica e con rispetto verso il nostro teatro. Un nostro teatro, e mi sento di dire nostro perché è la matrice che ci accomuna, è Nando che ci ha accomunati e che ci ha creati comunità, sospesa. E nonostante noi siamo sospesi, abbiamo delle fondamenta inamovibili. Facciamo tutti un teatro diverso, ma noi facciamo teatro. E quindi io mi sento dire grazie Nando, che sei morto, perché ora noi dobbiamo essere adulti. E lo dobbiamo essere perché abbiamo le nuove generazioni che non sanno che cosa si sono perse. Noi siamo state delle persone fortunate, lo siamo tuttora, perché possiamo vivere la morte di Nando Taviani. Ecco le parole del professor Ferdinando Diorio, rettore per tanti anni all'Università dell'Aquila, sono proprio in questa direzione.
Lui dice un grande studioso appassionato del suo lavoro, riferendosi di Taviani, un intellettuale vero, una grande perdita per la cultura del nostro paese. Ecco, la testimonianza appena lasciata da Maya, questa ragazza che ha parlato, va esattamente in quel senso. Ora Marco Valeri. Grazie Nando, io riprendo dalle sue parole. Grazie Nando, io sono dell'Aquila, però non ho frequentato l'università di lettere. Però c'era un richiamo verso alcune lezioni, ed erano proprio quelle di Nando, di Taviani, ma non solo Taviani. La cosa che mi sembrava in particolare, come entravo appunto a lezione, era il fatto che ci fossero due professori, che è una cosa secondo me stranissima. Cioè, un professore solitamente vuole accentrare un po' tutto, invece già in quello c'era una condivisione. E quindi già un professore per una cattedra, ma non c'era la cattedra, bellissimo, non c'era la cattedra, c'era questo palco e non stavano sul palco, tosco, quindi proprio un... E iniziava in un modo, la lezione in un modo familiarissimo, con parole ad un tono, ad una voce bassa bassa. E io dicevo, qua non sentirò nulla, proprio non qua, io farò una faccia. Invece dopo un po' sentivi un rotore, non era una rotore, era un rotore che piano piano prendeva fuoco, prendeva calore. Io immaginavo durante la lezione di Nando che a un certo punto lui iniziasse a levitare, perché era una, come dire, era una, come mi sembrava un personaggio uscito da un libro di Salgari, di Kipling, cioè era proprio un personaggio. C'era questo saggio e a fianco appunto non c'era una donna, ma era eterea, era una, non lo so, una meraviglia. E sì, c'era, e quindi diciamo c'era questo assortimento favoloso. Grazie, perché per quanto io comunque sia stato spiazzato sia dall'ascolto, diciamo, di alcune lezioni, sia da quello che vedevo, sono stato spiazzato da tutta l'energia che comunque ha portato all'Aquila. E secondo me l'Aquila non l'ha, non sempre, o comunque forse nei tempi successivi a quelli che ricordava Federico, forse non sempre ha saputo leggere fino in fondo veramente queste presenze, quanto fossero importanti. La cosa che mi ha stupito è che l'Aquila diventava un luogo di viaggio grazie a questa cattedra, e io mi sono ritrovato con una carovana di persone che non conoscevo, e in parte non conosco tuttora, nonostante io li voglia bene, e sentivo, come dire, un certo afflato, un certo calore a stare vicino a voi, a loro, a voi, e anche un distacco, diciamo, perché vedevo che dall'interno dell'università si vivevano delle cose veramente meravigliose, un po' su esperimenti come per esempio il funerale, come quello che quello che poi è stato portato con alcune compagnie che venivano da fuori. E la cosa allucinante era che le compagnie che venivano da fuori pensavano che il viaggio fosse qui, che tutto fosse un luogo, un altrove, era meraviglioso, un altrove in teoria l'avrebbero dovuto portare loro. Quindi, come è stato già detto, era ed è una comunità. Quindi grazie Nando, e grazie a questi figli, grazie. Adesso è Giulio Votta che prende la parola e sta per suonare. Questo, altri interventi si susseguiranno per noi, quello conclusivo, ma c'è comunque Cecilia Cruciani tra le persone che devono ancora fare l'omaggio. Tra l'altro è stata lei a ideare questo gomitolo che vediamo al centro.
persona è tanta, non solo per Nando, anche per voi, perché non ci ho fatto differenza a te.